volevo intanto riprendere le parole del sindaco e dell'avvocato Mellei per dire che effettivamente il nostro prefetto, il dottor Follani, ha dato il via a questa iniziativa ed è lui che ci ha messo in riga e ha fatto bene perché è riuscito ad ottenere forse quello che per anni e anni tutti si sperava nascesse e poi invece per un motivo o per un altro non è stato portato avanti. Quindi veramente di cuore io sono difficile nell'elogiare le persone proprio per un'impostazione mentale che mi è stata data da piccolo, così siamo fatti noi, forse siamo fatti male, ma qualche cosa di buono alla fine ci sarà anche nella nostra formazione, e quindi devo dire che effettivamente il prefetto è stato molto molto bravo. Poi confermo in pieno che i vari enti della Marina che sono interessati in alcuni eventi, direi in prima persona, prendiamo per esempio il Varignano con le due attività Garibaldi al Varignano, il 100° anniversario dell'insediamento della scuola dei Palombari, ecco, oltre a questi eventi e la festa della Marina, che confermo che verrà fatta e servirà anche, diciamo, come lancio al Festival della Marineria che lo seguirà, ecco, su questi eventi la Marina sta lavorando già da tempo, è convinta, lo facciamo molto molto volentieri, daremo il massimo delle nostre capacità per portare avanti queste attività. In particolare la festa della Marina vorrei evidenziare, per chi non lo sa nei particolari, è una festa di carattere nazionale dove la massima autorità sarà il Presidente della Repubblica, quindi è un momento particolare. Ovviamente dietro al Presidente della Repubblica si muovono rappresentanti del Governo, rappresentanti del Parlamento, Senato e Camera, e quindi sarà un evento veramente di grande rilevanza e di grande importanza. Però al di là di quelli che sono gli eventi targettati in qualche modo Marina, poi noi mettiamo a disposizione tutto quello che abbiamo e lo facciamo con molta tranquillità, con grande volontà. Ho sentito parlare degli Special Olympics e mi fa molto piacere, noi sono anni che con loro abbiamo un rapporto eccezionale e quindi benvenga questa crescita, il Montagna a loro disposizione come a disposizione di tutti quelli che lo vogliano frequentare e che vogliano aprirsi, quelli che si vogliano chiudere un po' di meno, ma quelli che si vogliano aprirsi noi siamo pronti a tutti, ecco. Quindi benvenga e ci metteremo, ripeto, il nostro impegno. Poi a livello personale devo dire che io vedo questa iniziativa molto molto bene, perché è un momento effettivamente dove mancano i punti di riferimento, mancano gli ideali, non tanto per noi che ormai la nostra vita l'abbiamo fatta, ma per i giovani, che cavolo gli lasciamo a questi giovani? Quindi parlare dell'unità d'Italia, riparlare di certi ideali, penso che sia veramente uno degli scopi della nostra vita. Perché le persone di una certa età devono pensare soprattutto ai giovani, e se non ci pensiamo in modo positivo, secondo me manchiamo nei confronti della società. Quindi penso che tutte queste iniziative rivolte alla scuola, ai giovani, rivolte al sociale, possono servire veramente per dare qualche cosa al futuro ai nostri giovani.